è un talento diventato realtà che vince oggi Ostia Tica il secondo titolo italiano elite della vita. Non vi sento, tricolore sei ancora tu, Silvia Persico, per un'eterna Rebi Rebecca Garibaldi, medaglia d'argento paralissonese del team all'estero, si regala un grande bronzo. Fatevi sentire Ostia, non vi sento, Francesca Baroni, medaglia di bronzo. E quindi il podio è fatto, il podio è fatto. Silvia Persico. Silvia Persico è campionessa d'Italia. Silvia Persico, bis tricolore qui a Ostia Antica. È andata come ti immaginavi, come sognavi? Ma sicuramente è andata bene, appunto, come ho già detto più volte, vincere il primo anno è bello, il secondo anno appunto riconfermarsi non è mai facile. Oggi sono partita molto tranquilla, il primo giro sono scivolata e ho cercato di stare comunque sempre tranquilla e di tenere un buon passo. Ho cercato un po' di collaborazione perché comunque questo percorso era molto veloce, ma non mi è andata collaborazione, quindi ho sempre tenuto la testa e ho cercato sempre di fare le mie traiettorie nelle curve e spingere dove c'era possibile, dove c'era vera possibile. E ora con questa maglia dove la si porta? Beh, sicuramente adesso me la porto in Spagna, che andrò in training camp con l'UAE, tornerò là e dopo correrò a Benidorm, quindi sicuramente, come ho già detto più volte, portare in giro il tricolore per il mondo credo che ti dia qualcosa in più per crederci sempre di più, e comunque il tricolore è il tricolore. Ci sono delle analogie rispetto alla stagione scorsa, vittoria il 2 gennaio 2022 e poi tricolore, quest'anno uguale, vittoria svizzera e tricolore, ma com'è cambiata Silvia Persico in questi 12 mesi? Beh, sicuramente è stato un approccio non troppo bello per me, perché comunque settimana scorsa in Coppa del Mondo non ho potuto partecipare per un problema al ginocchio. Sto cercando appunto di curare questo problema, di risolverlo, e sto lavorando già in training camp con l'UAE, facendo appunto dei trattamenti, e sicuramente credo che è cambiato, non è cambiato niente, alla fine sono sempre io, e ci credo sempre di più, cerco sempre di soffrire sempre di più, quindi sono felice. Dedica. Ma sicuramente la dedica è per me, per la mia squadra, sia per la FAS che per l'UAE, che mi ha dato questa possibilità comunque di essere qua a fare ciclocross, quindi speriamo sia solamente l'inizio di questa appunto magnifica stagione. Grazie mille.